Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304. È figlio di Ser Petracco, un notaio fiorentino costretto all'esilio. Nel 1309 la sede del papato viene spostata da Roma ad Avignone. Poco dopo, Ser Petracco vi si trasferisce. Francesco compie studi giuridici a Montpellier, poi a Bologna, dove probabilmente si avvicina alla poesia in volgare. È il 1320. Dante morirà l'anno dopo. Alla morte del padre, Francesco, 22 anni, decide di prendere i voti e si mette al servizio del vescovo Giacomo Colonna, ad Avignone. Viaggia al suo seguito in diversi paesi europei. D'ora in poi si dedicherà spessissimo a incarichi diplomatici. Il 6 aprile 1327, ad Avignone, incontra Laura. Le dedicherà il suo capolavoro, una vasta raccolta di poesie in italiano intitolata Rerum Vulgarium Fragmenta, ma più nota come Canzoniere. Nel decennio successivo inizia ad acquisire fama con le sue opere latine, come L'Africa e il De Viris Illustribus. Soggiorna il più possibile a Valchiusa, una località isolata nei pressi della città papale. Legge Agostino. Nel 1337 scoppia tra Francia e Inghilterra la Guerra dei Cent'anni. L'8 aprile 1341 è incoronato poeta in Campidoglio. Ormai viaggia spesso in Italia. Napoli, Roma, Firenze, Parma, Mantova, Ferrara, Padova. A Verona rinviene e copia una parte delle lettere di Cicerone. Continua ad avviare nuove opere. Il Secretum, il De Vita Solitaria, il Bucolicum Carmen e in italiano i Trionfi. Nel frattempo gli sono nati due figli illegittimi. A partire dal 1347 la peste nera stermina almeno un terzo della popolazione europea. Tra le vittime c'è nel 48 Laura. Stringe amicizia con Boccaccio, di 9 anni più giovane. Segue con attenzione le vicende della rivoluzione di Cola di Rienzo, a Roma. Quando Cola viene ucciso nel 1354, Petrarca ha appena deciso di lasciare definitivamente la Francia. Vivrà presso la corte dei Visconti a Milano, poi a Padova, Venezia, Pavia. Lavorerà fino all'ultimo a opere vecchie e nuove e alla nona stesura del Canzoniere. Muore ad Arcua nel 1374. 3 anni dopo, la sede papale torna a Roma.